Mamma, sono io. Ma che è successo? Grazie. C'era Everett giù al cancello, altrimenti non sarei potuta entrare. Sì, sta facendo dei lavori per me. E la mia chiave poi non funziona. Ce n'è un'altra lì sul tavolo. Ah, va bene. Grazie. Beh, certo non si può dire che Hope e Jay non siano al sicuro. Vedo che hai pensato a tutto. Non c'è più l'udienza. Eh? Cosa? Perché? Qualcuno doveva avvertirti. Non fa niente, ne è già stata fissata un'altra. Non credo che sarà molto presto. Ma scusa, la motivazione qual è? Senti, adesso non mi va di parlarne. Grazie della visita. Mamma, è una cosa terribile. Io mi dispiace veramente. Mamma, ma che cos'hai? Niente. Successo. Ero sotto la doccia. Sono scivolata. Quei lividi non te li fai cadendo, mamma. Io rivoglio solo i miei bambini. Chi ti ha... Senza di loro non ce la faccio. Non ci riesco. Tu sei un dottore. Di te si fidano. Devi chiamare Dorothy e dirle che è vero, ero un po' scossa, ma sto benissimo adesso. Non c'è niente che non va. Ma qualcosa hai, mamma? No, no! Allora per quale motivo eri scossa? Tesoro, ti prego, tu devi farmi questo favore. Non ce la faccio a passare un'altra notte qui da sola. E non ce la passerai, sta tranquilla. Ascoltami, Hope e RJ stanno insieme a Ridge e stanno benissimo. Io li rivoglio qui con me. Questo lo so, mamma. È che io ho bisogno di sapere da dove vengono quei lividi che hai sul braccio. Tu non stai affatto bene. Chi te li ha fatti? Non posso dirtelo. Ma capisci che non ha senso? Tu devi dirmi chi è... Bridget, lascia stare! Non capisco che cos'hai, mamma. Dimmi cosa è successo e basta. Dimenticherò. Passerà tutto. Ora capisco. Mamma, hai subito uno stupro. Non volevo che tu lo sapessi. Non doveva saperlo nessuno. Mamma. Mamma, ti hanno... Tu sei stata... Tu... Sono stata... violentata. Abbracciami. Quando è successo? Ieri. Ieri sera. Quando dovevo vedermi con te. Per cena. Ma io non ho potuto.
Lui era lì, al Caffè Russo. Lo conoscevi quel tipo? No. Anzi, l'avevo visto una volta, quando mi hanno portato via i bambini. Oh, capisco. Aveva tentato di abbordarmi in un bar e, passandogli accanto, l'ho urtato e lui mi ha versato il suo drink addosso. È per questo che sapevo di alcol e la polizia... Allora quella era la stessa sera in cui ti sei addormentata in auto mentre Hope e RJ erano soli? Sì. Sì, io ho pensato che fosse un idiota. E poi, per farsi perdonare, mi ha portato un regalo. Un regalo? Che regalo? Eccolo lì. E te l'ha dato ieri sera al ristorante? Veramente, me lo ha consegnato qui. Lui è venuto fingendo di essere un fattorino. Poi l'ho rincontrato ieri sera al ristorante e mi sono ricordata di averlo già visto. Mi ha detto di essere un avvocato e di potermi aiutare nella causa per la custodia dei bambini. Quindi si è seduto e abbiamo parlato. Quando ho detto che dovevo tornare a casa è diventato un po' strano. Allora ho capito che dovevo andarmene in fretta. E l'ho fatto. Dopodiché ti ha seguito fino al parcheggio. Fin qui. Ti ha seguito fin qui. Quindi è successo in casa. Io ho chiamato aiuto. Ho gridato a squarciagola, ma nessuno poteva sentirmi. Allora ho combattuto, con graffi, con pugni. Ho scalciato furiosamente. Così sono riuscita a liberarmi e ho cercato di uscire di casa, ma lui mi ha bloccato, mi ha afferrato. Mi ha buttato a terra. E pensavo veramente che mi avrebbe ucciso. Allora... ho ceduto, io ho dovuto arrendermi. Non potevo fare niente, Bridget, non potevo combattere più. Mi ha violentato. Vedrai, la polizia troverà quest'uomo. No. Non ho chiamato la polizia. Perché no? Perché lui... ti ha minacciato, forse? Oh, basta ora. Sono qui io, tranquilla. Senti, la chiamiamo adesso la polizia. No, no, niente polizia. Mamma, quell'uomo ti ha fatto del male. Poteva anche ucciderti. Noi dobbiamo farlo arrestare prima che faccia un'altra vittima. Per favore, non chiamarla, ti prego. Ha detto che se l'avessi fatto, lui avrebbe detto che ero consenziente. C'era un fotografo lì al ristorante che ci ha fotografato insieme. Mamma, solo perché hai cenato con qualcuno non significa che tu cercassi... Che tu volessi farci l'amore. L'udienza. Hope e RJ dovevano tornare a casa oggi. Mio Dio. Dovevano. Ma Dorothy è venuta qui, è passata ieri notte ed è ritornata anche oggi. E mi ha visto. Lei ha capito che qualcosa non andava. Ma io non le ho detto cosa. Non gliel'ho detto. Così lei ha rinviato l'udienza. E adesso non so quando potrò rivedere i miei figli. Non so se me le rideranno mai, Bridget. Io non lo so, forse li ho perduti per sempre. Ehi!